finalmente, come ogni 8 dicembre, eccoci qui ad accendere l'albero di Natale di Roma. Spelacchio, l'albero più famoso e simpatico del mondo, che tutto il mondo ci invidia. Il Natale, come sapete, è un momento magico e noi siamo qui chiaramente per entrare nell'atmosfera natalizia. Spelacchio ci accompagna anche quest'anno e se un paio d'anni fa avevamo le persone che portavano i bigliettini sotto Spelacchio, l'anno scorso si facevano i selfie con Spelacchio, da quest'anno c'è una novità in più, perché i bambini potranno portare una letterina in un ufficio molto speciale che sarà aperto per tutti a partire dalla giornata di domani. Io ho una lettera per Klaus, vado a imbucare. 3 Ta-dang! Ciao! Ciao, ciao a tutti! Che bello rivedervi, quanto mi siete mancati! Spelacchio, di nuovo qui, che bello! Ma sei in formissima, però hai qualcosa di diverso, hai dato una spuntatina alle foglie? Beh, qualcosa di diverso c'è, ma non penso c'entri con il mio giardiniere. Quest'anno è stato un anno di svolta. Ho viaggiato tanto, Sud America, Tibet, India. Così sono andato in ritiro a Smerenburg, un paesino sperduto dove un contato Klaus e Jesper, un omaccione con il cuore gigante, e il suo amico Costino. Tranquilla Virginia, poi ti spiego. Dicevo, sono stati loro a farmi capire che non aveva senso starmene nascosto con i rami incrociati. Dovevo fermarmi a riflettere. Così ho capito che per essere felice devo essere semplicemente me stesso. L'albero di Natale più bello del mondo. E c'è solo un luogo che mi fa stare così. Roma, casa mia.